Siamo in diretta Facebook e il nostro collaboratore tecnico Pino Di Lucchio, TG7 Basilicata. Noi siamo presso il centro studi Leone XIII di Rio Negro e abbiamo il piacere di avere con noi presidente, già governatore della regione Basilicata, dottor Marcello Pittella, col quale veramente in quest'ultimo periodo abbiamo avuto intensi scambi e rapporti anche personali, anche molto cordiali per la verità. E la cosa mi fa enormemente piacere, gli rinnovo amicizia e stima. E diciamo subito che noi in passato ci siamo sempre occupati di Basilicata, per la verità. Ricordo che il nostro primo incontro pubblico è stato circa 4 anni fa. Eravamo io e il professore Romano e altri amici presso la Biblioteca Fortunato e parlavamo delle nostre istanze, delle nostre vedute, ciò che noi pensavamo del nostro territorio, della Basilicata e del nostro territorio. E abbiamo invitato in quella circostanza il governatore della Basilicata del tempo, che era lui, il dottor Pittella, col quale abbiamo avuto uno scambio di vedute, uno scambio di idee. Non vi nascondo che avevamo anche tirato fuori una sua promessa. Non so se ti ricordi, Ricordo Antonio. bene. 2 milioni di euro per Monticchio subito, ha detto. Poi è accaduta quella vicenda spiacevole, giudiziaria, del presidente Pittella. Da qualche mese sappiamo che è tornato completamente innocente e tutti i fatti che gli sono stati contestati sono risultati non veritieri, per cui è tornato anche con nostra soddisfazione alla vita normale e ad assumere le sue responsabilità di politico, di amministratore perché è consigliere regionale della Regione Basilicata, e alle sue visioni della politica. Ho scritto una nota stamattina e molti di voi l'avranno sicuramente letta. Ho detto delle cose assai importanti sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra, ma soprattutto sulla Basilicata, sulle possibilità e sulle condizioni che ci sono in Basilicata, se sono positive, se sono negative, se sono forieri e c'è possibilità, c'è speranza, c'è possibilità di riscatto, se c'è ottimismo, se c'è pessimismo, insomma, ha detto delle cose. Noi riteniamo, come ho scritto anche stamattina, che ci sono tutte le condizioni perché la Basilicata cresca, si sviluppi e blocchi l'emorragia dei nostri giovani che vanno via. Ci sono tutte le condizioni, non solo per i fondi che arrivano dal governo e dall'Europa, ma per i fondi che noi abbiamo nostri, per le grandi possibilità, le grandi potenzialità del territorio, ma anche per le entrate che abbiamo annualmente. 150, 170, 200 milioni per le royalty, quelle che sono, e ce ne saranno sicuramente ancora di più. Sicuramente ancora di più, bisogna metterle a frutto. Noi pensiamo, e lo diciamo sempre, che i soldi non vanno spesi, ma vanno investiti. Come facciamo a spendere i soldi? No, i soldi non vanno spesi, ma vanno investiti. Fosse anche per dare ristoro alla povera gente, ma anche lì è un investimento, per dare ristoro alla povera gente a chi non ce la fa, ma i soldi vanno investiti. Io chiudo, sono stato 6 minuti, forse 7, la parola al professore Romano, il quale ci dirà, secondo noi, una prima veduta, secondo noi quali possibilità veramente abbiamo perché la Basilicata cresca, si sviluppi e inverta il suo cammino di discesa che abbiamo imboccato già da molto tempo e che purtroppo questa maggioranza governativa che abbiamo in regione, questo cambiamento paventato al quale anche io ci credevo, anche al quale anch'io credevo, e beh, tarda a venire
e siamo un po' delusi. Vediamo come riusciamo a metterli in marcia, non noi, ma attraverso il nostro contributo. Contributo di idee, di studio, di proposta, di analisi e di proposta. Noi le proposte ce le abbiamo. Le abbiamo manifestate, caro Presidente, in più circostanze, tu lo sai, in più circostanze, ma ho l'impressione che ci sia un po' di sordità. Tu forse sicuramente l'hai colto più di me, perché sei dal tuo punto di osservazione molto alto, e sicuramente l'hai colto più di me e meglio di me. Probabilmente siamo a corto di classe dirigente politica regionale veramente tale. E allora che dobbiamo fare? Ci prepariamo. Io ho fatto il professore per 40 anni, al liceo. Quindi è prossimo all'assalto di quell'assalto? No, io no, io no, io no. Perché ho fatto uno statuto interno e ho detto che noi che abbiamo da 70 anni non siamo più candidabili. È vero, dottor? Noi non siamo più candidabili, perché ne abbiamo parlato più volte. Non ci candidiamo, che a 70 anni noi non ci candidiamo, per cui nessun salto. Lo devono fare gli altri, lo devono fare quelli più giovani. Noi facciamo proposta, analisi, proposta, e cerchiamo, se possibile, di mettere insieme i soggetti, di metterli a lavorare senza fare campagna elettorale. C'è tempo per prendere i voti, li prenderete quando avverrà il momento, ma bisogna lavorare tutti insieme, a sedersi attorno a un tavolo, vi dovete sedere attorno a un tavolo e trovare le condizioni, le possibilità perché la Regione Basilicata cresca, si sviluppi e abbia i suoi giusti riconoscimenti in termini di speranza per i ragazzi, per i nostri giovani. Dicevo, sono stato un insegnante al liceo classico, 400 alunni, lo dico spesso, negli ultimi 10 anni, 12 anni, 400.000 alunni del classico. Di questi ce ne sono 11-12 qui in zona, gli altri sono andati tutti via. E non è un buon segnale, bisogna invertire la rotta, noi riteniamo che le condizioni favorevoli ci sono e sono tante. Professore Romano, spiegaci quali sono. Grazie. Buonasera a tutti. Come al solito io tolgo la mascherina perché è un po' complicato. Come al solito io cerco di dare il mio contributo umile, anche un po' controcorrente alcune volte, perché d'altronde diventa difficile, come dire, non essere a volte controcorrente. E di conseguenza credo che oggi il tema è molto chiaro. Il tema è Basilicata post-Covid 2022-2030. Quindi, ma voglio sempre partire da quello che è l'interesse principale di ogni persona che si occupa di cose pubbliche, di sociale, di politica, di cultura, di economia. Dove stiamo operando? Stiamo operando in un quadro di questo tipo, vedete? Il quadro è il quadro demografico, dove in 30 anni si è perso il 14% della popolazione. Questo è il quadro. Cioè, noi stiamo discutendo da anni in una condizione, in questo quadro, dove il depauperamento demografico rappresenta una sconfitta per tutti, eh? Non è un problema destra, sinistra, centro, è un problema che evidentemente sfugge alla maggior parte delle persone. Ora, partendo da questo punto, che è un punto negativo, dice: ma è l'unico punto negativo che esiste in Basilicata? No, c'è una situazione, vedete il giornale? Il Metapontino ormai è come Napoli o la Calabria, c'è una situazione di criminalità nel Metapontino molto importante, credetemi. Io sono tra l'altro anche amico del capitano dei Carabinieri di Policoro, che mi racconta delle cose incredibili, e non pensavo mai che in Basilicata, e questa zona
e Basilicata, fino a prova contraria, esiste questa situazione drammatica, vedete, anche il giornale lo riporta. Quindi c'è anche questo problema. C'è un altro problema in Basilicata che abbiamo affrontato con l'assessore alle infrastrutture e trasporti l'altra volta, Merra, che si è anche meravigliata un po', poi me l'ha anche detto, dice, ma cioè, subito dopo l'Unità d'Italia, il re d'Italia voleva fare al sud voleva fare le ferrovie, insomma, la prima ferrovia che hanno cominciato a mettere mano, c'era ancora il brigantaggio in corso, eccetera, eccetera, e nel 1865 la Taranto-Reggio Calabria, che passava neanche a fare la posta per il Metapontino. Poi ci abbiamo la nostra del 1897, abbiamo la ferrovia tirrenica che passa da Maratea, come sapete, nel 1883, e la ferrovia Battipaglia Potenza nel 1880. Bene, da allora fino a qualche tempo fa, prima ancora dell'elettrificazione avvenuta qualche anno addietro della Metaponto Battipaglia Salerno, noi eravamo e siamo ancora in una condizione di ferrovie non elettrificate, a volte monobinario. E questa ferrovia ionica, che era molto importante un tempo, adesso è in rovina, infatti i servizi si fanno attraverso il trasporto con pullman. Quindi partiamo da queste situazioni, facciamo il quadro, che è un dato di fatto. Cosa chiediamo? Ovviamente noi qui come zona, Presidente, come zona, noi che cosa chiediamo? Chiediamo un rapporto diretto con il capoluogo, quindi un raddoppio della strada, chiamiamolo strada perché alcuni la chiamano superstrada, ma nella sostanza è una strada che da Potenza viene verso il Vulture, e anche il raddoppio, l'elettrificazione della strada ferroviaria, evidentemente, con tempi di percorrenza ovviamente minori. Ma non è solamente questo, poi lo vedremo in altro. Partiamo da un presupposto semplice. È inutile cercare di cambiare le cose se non cambi il modo di pensare che ha generato i tuoi problemi di oggi. Sapete che diceva questo Einstein? Cioè, non lo dico neanche io. Cioè, se tu non cambi, vedete, se tu non cambi il tuo mindset, se tu non lo cambi, tutto quello che è possibile diventa impossibile. Quindi se tu non cerchi di cambiare, se cerchi di cambiare le cose, no? Noi siamo qui per cambiare le cose, per migliorare le cose. Ma se non cambiamo il nostro modo di pensare che ha generato i problemi che noi abbiamo oggi, queste cose non cambieranno. Il presidente Pittella ricorderà quello che ci siamo detti 4 anni fa, sono passati 4 anni e sostanzialmente non è cambiato nulla. Dammi una pinna. Bene, andiamo avanti, no. Velocemente, anche perché sarebbe un sogno avere, per esempio, questa situazione qui. Cosa manca in questo rapporto delle ferrovie dello Stato, vedete? Cosa manca? Manca questa direttrice che chiuderebbe la nostra Basilicata e la metterebbe nelle condizioni di meglio essere al centro di due regioni importanti. Credo che il Presidente in quella posizione non possa vedere queste slide. No, le sto vedendo. Sì. Bene. Quindi manca quella, cioè mancherebbe questa, che pure è un progetto antico, vedete? Mancherebbe questa, ma è un progetto che ha già 20 anni ed è fermo. Quindi il problema è il tempo. Noi, come voi sapete, vivremo pochi anni, chi è più giovane vivrà un po' di più, chi è più adulto vivrà meno anni, però le cose non le vedrà, perché nel frattempo sono passati 20 anni. E non è accaduto nulla. Ho già detto, un grande progetto che io nel 2001, pensando anche al nostro presidente, nel 2001 mi faceva sognare questo progetto.
C'è la prima trasversalità, la Lauria Candela. Non so chi ha memoria ricorderà di questo famoso progetto del 2001, la Lauria Candela. Straordinario progetto che ci metterebbe nelle condizioni di attraversare la Basilicata da cima a fondo. È rimasto così. Ho letto e studiato il progetto preliminare dell'impatto ambientale dell'ANAS e vi posso assicurare che non c'era nulla osta. Non c'era un ostacolo reale, però è fermo, è tutto fermo. E quindi anche questo mi faceva sognare, Presidente, questa cosa, io poter arrivare giù a Lauria in un batter d'occhio, in un'ora ero giù. E quindi Maratea, quindi la costa tirrenica, e quindi l'autostrada delle Calabrie. È fermo anche questo. Stato attuale. Vi dico esattamente come sono le cose della Banca d'Italia. La Banca d'Italia tutti gli anni fa un report sullo stato dell'economia lucana. E che cosa ci dice nel 2021? Cosa ci racconta? Ci racconta che c'è una riduzione, anche grazie al Covid, del PIL, c'è una forte riduzione dell'automotive, importante per questa zona in particolar modo, drastica riduzione del turismo, perdita di 2.500 posti di lavoro, 19.000 lavoratori in cassa integrazione e il 23% delle famiglie in povertà relativa contro la media dell'Italia del 10.1, media italiana. Vi aggiungo che la Basilicata è nei penultimi posti. Quindi, come vedete, il quadro che anche fa la Banca d'Italia è un quadro di declino, non è un quadro, come dire, fantastico, è un quadro di declino. Che dire? Dice, ma il turismo, sì, il turismo è stabile, ma totalmente sufficiente per una regione come la Basilicata. Dovete convenire con me che noi abbiamo la Campania da una parte, ma soprattutto la Puglia, che solo per il fatto che non hanno i nostri monti, le nostre Dolomiti lucane, i nostri laghi, le nostre possibilità, loro sono tra uno e l'altro sono più di 10 milioni di abitanti. 10 milioni di abitanti che sono praticamente ai nostri confini, che farebbero così, entrerebbero in Basilicata per spendere, portare i loro soldi nel mondo del turismo. E questo accade poco, credetemi, accade poco. I pugliesi vanno più in Grecia e in Albania e meno in Basilicata. Devono attraversare il mare, però vanno più là che da noi. Allora anche qui, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, la Basilicata è risultata in Italia la penultima regione, dopo il Molise, per numero di turisti. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. E vediamo ancora cosa occorre. Guardate questa linea. Questa è molto. Questa è la popolazione d'Italia all'unità d'Italia. Vedete? È aumentata fino nel 1961. Noi eravamo quasi 640.000 abitanti. Oggi noi siamo 539.999. E cos'è accaduto? È accaduto che, come tutte le regioni che sono nell'osso d'Italia, come diceva il grande Saraceno, perdono popolazione. È vero, ma la recuperano verso le zone di pianura, la recuperano verso il mare. Le Marche si spopolano all'interno, ma si popolano sul mare. Questo non è accaduto da noi se non in piccola parte nel Metapontino. Quindi cosa occorre? Infrastrutture subito per creare lavoro, avviare lo sviluppo socio-economico e bloccare il declino demografico. Ricordiamoci che quanti eravamo 30 anni fa. Ne abbiamo persi 70.000, non pochi, 70.000 persone. Bene. Vediamo cosa fare. Ci viene incontro il PNRR, no? Allora,
Non so se voi avete avuto modo di leggere il PNRR. Dal punto, io vi parlo non dal punto di vista politico, perché non sono un politico. Io vi parlo dal punto di vista economico. L'impatto di milioni e milioni di euro, 200 milioni di euro subito, questo impatto cosa produrrà nel PIL della Basilicata? Produrrà un po' di lavoro, ve lo dico io, produrrà delle le solite cose, un po' di attività, diciamo, sovrapprezzate. Vi voglio ricordare che sull'Oraziana c'è un buco, e questo buco per la regione Basilicata costa 500.000 di euro. Se uno prendesse un'impresa di Rio Nero e gli dice vai a chiudere quel buco, con 50.000 euro ce la farebbe, no? Però per non so quali motivi bisogna investire 500.000 di euro. Ho l'impressione, dal punto di vista economico parlo, che probabilmente, dato che si paga in Basilicata una siringa di plastica il doppio di quello che si paga a Bolzano, devo pensare che c'è qualcosa che non quadra. I costi standard. Devo pensare che c'è qualcosa che fa sperperare un po' i soldi pubblici. E questo anche si vede sia nel buco dell'Oraziana, ma si vede anche in tante altre cose. Senza contare poi il lavoro produttivo del pubblico rispetto al lavoro produttivo di un privato. Anche questo sarebbe un argomento da verificare, da portare avanti. Però c'è Colao che ha un piano. Il piano Colao c'è in 6 punti, come sapete tutti quanti, e questo piano, vedete, a noi ci interessano solamente 4 punti di questo piano, perché gli altri possono essere disinteressanti per noi. Però questo piano, questi 4 punti, a noi interessano particolarmente. Ma certo, Presidente, noi oggi qui come zona abbiamo il Parco del Vulture, lei lo sa, Parco del Vulture, anche lì. Vediamo un attimo questo Parco del Vulture. 5 anni fa, anzi più precisamente, subito dopo incontrammo il Presidente, che tra l'altro con grande fervore siamo riusciti in qualche maniera, no, a strappargli una promessa, che avrebbe sicuramente mantenuto. Ma ecco, sono passati 5 anni, sapete che cosa è accaduto in 5 anni? Nulla, anzi, si sono posti degli ostacoli a questo parco. E ancora oggi, credetemi, nonostante anche noi abbiamo presentato come centro studi varie volte, varie attività, vari progetti, varie idee, al punto tale che ce l'hanno capiate. Il sindaco di Castelmezzano ci ha detto che una di quelle idee la mette subito in opera. Era qui presente il sindaco di Castelmezzano. E quindi anche in quella circostanza, diciamo, noi tuttavia dopo 5 anni siamo ancora fermi. Siamo fermi. Nel Vulture la natura ci ha dato tanto. E gli uomini cosa ci hanno dato finora? Nulla. Vedete? Quello che c'era 2000 anni fa c'è. Non è cambiato nulla. Cioè queste due cose qui, questi due laghi, potrebbero essere una miniera d'oro. Ma lasciamola. Poi vedremo le altre miniere d'oro. Vado veloce, sennò il professor Tucciariello mi indica sempre l'orario. Dice, ma non c'è il mercato. Non è vero, perché un raggio di 200 chilometri noi abbiamo un mercato di 15 milioni e mezzo di abitanti. Ed è un mercato per il turismo, in particolar modo, mercato potenziale notevole, eccezionale. Io facevo degli esempi, Presidente, che l'intera Austria ha 8 milioni di abitanti, 8 milioni e 800 mila abitanti. Quindi abbiamo 15 milioni e mezzo in 200 chilometri. Possiamo sfruttare questa potenzialità di mercato? Sì, come? Nessuno lo sa. È stato fatto qualcosa perché questi 15 milioni fossero attratti dalla Basilicata? Sì. È stato fatto qualcosa? Sì, dove? Come? Non è la brochure, non è
andare dalla tipografia e far stampare 4 fotografie, ci vuole un progetto, ci vuole qualcosa di più serio, qualcosa di più, ci vuole un brand, vedete, ci vuole un brand, un piano di marketing, un brand regionale, che non abbiamo, non c'è, semplicemente non esiste. E allora è chiaro che diventa tutto complicato. Dicevo io prima, se non cambi il tuo modo di pensare che ha generato i problemi che hai tu oggi, fra 10 anni avrai gli stessi problemi, perché non sarai in grado di superarli, quei problemi. Quindi ci vuole un brand. Ci vuole un brand, ma oltre al brand, bisognerebbe partire con delle idee, no? Una programmazione regionale globale, che abbia nel progetto Basilicata i seguenti settori. Non 360 gradi, non funziona. Funziona le cose finalizzate, cioè lo sviluppo turistico come prima industria della Basilicata, la gestione delle acque e degli invasi, la gestione di diversi tipi di energie, e infrastrutture. Ecco, puntare dritti su queste cose sarebbe interessante. Partire dalle risorse di petrolio e metano? Beh, io vi voglio dire che la Basilicata è la regione d'Italia più ricca di queste risorse. E guardate che, visto che stanno facendo anche una guerra per queste questioni, il metano e il petrolio ha un'importanza incredibile. Le Marche non prendono le royalty che prendiamo noi. Capite? La Lombardia non prende le royalty che prendiamo noi. Il Piemonte non prende le royalty che prendiamo noi. Ecco, se si potesse utilizzare queste royalty per fare un progetto all'anno, uno, probabilmente la Basilicata sarebbe oggi, dopo tanti anni di royalty, sarebbe qualcosa di diverso. Però non dico un progetto all'anno, c'è cioè un progetto finalizzato, uno solo. Ogni anno un progetto da concludere. In effetti sono in arrivo, di qui al 2030, visto che parliamo del 2030, sono in arrivo secondo i nostri calcoli, ma non solo secondo i miei calcoli, ma anche secondo i calcoli della Numisma, come avete visto prima, no? Il presidente di Numisma dice che in Basilicata fino al 2030 arriveranno 2 miliardi di royalty. Sapete anche che il prezzo del barile ha superato i $100 al barile, quindi noi eravamo abituati a trattare le royalty su 50, 55, 60, $65 al barile. Oggi quel prezzo è andato da mesi e oltre i $100 al barile. Questo vuol dire più royalty, attenzione, questo vuol dire tanti soldi di più per la regione Basilicata, molti soldi di più. E naturalmente molti soldi, parafrasando quello che diceva prima il professor Tucciariello, non si spendono, si investono. Cioè, la gestione economica oggi, la politica è gestione economica di un territorio. Quella è la migliore politica. La gestione economica di un territorio. Costi, benefici, profitti, perdite. Questo è il concetto essenziale, così come fanno i paesi più civili al mondo, attenzione. Non lo sto dicendo io, è una cosa che potete constatare, basta andare fuori. Quindi che cosa succede? La Basilicata, per concludere, la Basilicata oggi ha delle potenzialità straordinarie, vedete? È l'hub energetico più importante d'Italia. L'hub energetico più importante d'Italia. Non c'è un'altra regione più importante della Basilicata. Sembra strano, ma noi produciamo il 90% circa di tutto il petrolio e il metano che si produce in Italia. Il 90%. E siamo quelli che prendono il 90% di royalty del mondo del petrolio. La regione è ricca, direte voi, straordinariamente ricca, ma come mai se ne vanno via tutti? Come mai non si crea qualcosa? Energia eolica.
Io prima parlavo di energie, non c'è solo il petrolio e il metano, siamo i primi produttori in Italia e siamo l'hub più importante, soprattutto adesso. Ma siamo anche, guardate qui, la Basilicata è senza dubbio però la regina del vento e assicura il 13% di produzione di eolico nazionale. Ci sono 1.400 impianti e nessuno è come noi. Noi siamo il 13% della produzione nazionale, 2.652 gigawattora. Quindi dice, ma allora, se uno della Lombardia vede queste cose, dice, ma voi siete ricchi, uno svizzero dice, ma voi siete straricchi, direbbe. Noi non lo sappiamo, ma siamo straricchi. Sono dati di fatto, cioè non sono dati inventati. Questo lo dice l'Enel, lo dice la Terna. E i servizi dei vigili privati, chi è straricco? Acqua. Uno dice, ma avete parlato di metano, di petrolio, di energia elettrica prodotta, di acqua. La Basilicata, che se ne dica, è la regione centro-meridionale che ha più acqua a disposizione. Non c'è niente da fare. Guardate, ci sono in regione 18 dighe, di cui solo 6 funzionano, e funzionano anche male. Io sentivo ieri, lo dicevo prima, il nostro governatore attuale della Basilicata che diceva sulle dighe che la responsabilità non è sua, è di quelli che l'hanno preceduto. Va bene, però in 3 anni è stato fatto qualcosa sulle dighe? Zero. Non solo, aggiunge che c'è troppo personale che si occupa delle dighe e anche troppe istituzioni che si occupano delle dighe. Bene, la mia risposta, fai qualcosa. La situazione è questa, solo 6 funzionano e funziona anche male, perché la diga del Pertusillo funziona male, la diga giù di Senise funziona male, la diga di San Giuliano non ne parliamo, quella di Matera che è letteralmente interrata, non si fa nessun lavoro di dragaggio, non ne parliamo di questa qui. Che nessuno conosce, la diga del Basentello, non la conosce nessuno. È il lago di Cervo, no? Il lago di Cervo. Nessuno ne parla, non sa, cioè, addirittura i regionali, quando gli parli di queste cose, dice, ma no, ma quella non è in Basilicata, ma a parte che non sanno dov'è, ma dice, ma in Basilicata, la diga del Basentello, non sanno manco di che cosa stai parlando. Cioè, quindi è chiaro che ci troviamo in una situazione di superficialità assoluta. Assoluto. Detto questo, voglio dire che solo 6 funzionano, la diga di Lavello, la Rendina, è vuota da un sacco di anni e i poveri agricoltori, con tutta l'agricoltura di pregio che c'era e che c'è in quella zona, purtroppo soffrono. Ultima questione, come vedete, la Basilicata oggi ha delle potenzialità straordinarie, Presidente. Energia eolica, petrolio, metano, acque. E chi ce l'ha sta roba? Ci manca solo che troviamo una miniera d'oro e a quel punto abbiamo forse risolto ancora di più i problemi. Cosa si potrebbe fare con le royalty del petrolio? Utilizzando il vincolo degli investimenti di prossimità, così come dice la legge. Cosa si potrebbe fare con la centralità delle produzioni di acqua e energia elettrica? Cosa si potrebbe fare? Utilizzando le entrate previste dalla cessione di utilizzo e localizzazione, per esempio. Potremmo spingere fortemente per la realizzazione di grandi infrastrutture da parte dello Stato? Ma certo, il governatore ha la forza di andare a Roma e sbattere i pugni sul tavolo. Lo può fare, se lo vuole fare. La strada Lauria Candela è un sogno per me, da bambino. Quando mio zio, che abitava vicino a Lauria, eravamo costretti ad attraversare, ci impiegavamo 15 ore per arrivare. Allora,
questa, la Matera Firandina, non ne parliamo, raddoppio della potenza candela, le ferrovie, l'abbiamo detto già l'altra volta, pensare a programmare grandi progetti turistici, per esempio come il mio progetto, sono l'autore di questo progetto, presidente, la Romagna Metapontina, vedete qui, che bello che è? La Romagna Metapontina. Da uno studio econometrico, il Metapondo non ha nulla di meno della Romagna, anzi ha tutto di più, compreso la mafia, però ha tutto di più. C'è un mio progetto di socioeconomia territoriale applicata che dimostra come, investendo nella Romagna Metapontina, si potrebbe attrarre milioni di turisti ogni anno. L'aeroporto. Milioni di turisti. La Romagna Metropontina, la regione parco. Questa ha tutte le caratteristiche per essere una regione parco. Però bisogna avere un progetto integrato dei parchi. Il mondo lacustre e il mondo montano. L'università delle energie e delle energie alternative. Non ce l'ha nessuno. Potremmo averla solo noi. Perché potremmo averla solo noi? Perché noi abbiamo le energie più importanti d'Italia. E dunque sarebbe logico avere un'università delle energie e delle energie alternative, perché ce l'hanno a Dubai. Ma gli arabi sono molto più intelligenti di noi, perché loro sanno che il petrolio prima o poi finisce e quindi hanno bisogno di che cosa? Di crearsi un'alternativa, di creare un'economia alternativa al petrolio. E quindi si sono preoccupati, si stanno preoccupando ora per allora, cosa che noi non facciamo. Bene, andiamo avanti e concludo. In un mondo che cambia occorre cambiare, perché se non evolvi il tuo mindset ti estingui letteralmente. Dunque occorre cercare un nuovo modo di agire, una strada diversa, una strada nuova. Qual è la nostra? Eccola qui, un nuovo modo di fare politica. Io non voglio insegnare nulla al Presidente, ma esorto tutti coloro che si occupano di politica a rinnovare il metodo di fare politica, di gestire le risorse pubbliche, di gestire e indirizzare l'economia verso lo sviluppo socio-economico, partendo da un nuovo assioma economico. Cioè tutto quello che ci hanno insegnato nelle facoltà di economia in Italia, io ho avuto la fortuna di insegnare economia all'estero, vi posso assicurare che è un po' datato. Gli investimenti pubblici al 66% si fanno sulle tecnologie, sulla ricerca, sulla formazione, sulle risorse naturali, nelle industrie, nella creazione di valori e tantissimo sulle infrastrutture produttive, ma non si fanno sulle persone. Cioè posti pubblici assegnati così, senza calcolare l'efficienza e l'efficacia, senza verificare il profilo psicologico delle persone selezionate. Se io devo fare l'infermiere, io devo avere un profilo psicologico per fare l'infermiere. Se io devo fare l'impiegato pubblico e devo occuparmi di territorio, devo amare il territorio, devo essere di quel territorio, devo avere il profilo psicologico giusto, perché sennò occuperò degli spazi inutilmente. Quindi bisogna cambiare il nostro modo di fare. Se vuoi migliorare devi cambiare il tuo modo di fare, di quello che hai fatto fino ad allora, ve l'ho detto prima. Vedete queste due teste? Questa c'ha qui dentro, questa testa ha un lucchetto chiuso ed è la mentalità che abbiamo avuto noi negli ultimi 30 anni, lucchetto chiuso. Questa mentalità invece ha un fiore che cresce e questo è il mindset che bisogna cambiare. E chi lo può cambiare? Non solo la popolazione, ma anche chi domani o oggi dirige le sorti di un territorio. Chiudo dicendo, vedete, l'ho già messo un'altra volta questa slide per dirvi che quando si organizza un territorio, quando ci si occupa di politica,
oggi, nel mondo moderno del 2022, bisogna considerare queste cose. Bisogna partire da questo schema. Perché? Perché la politica è oggi socio-economia, cioè economia messa al sociale. C'è bisogno, il sociale chi siamo? La società. Tutto quello che la società ha bisogno è necessario metterlo a disposizione e sforzarsi per raggiungere questo obiettivo. Questa è la politica nuova che porterebbe la Basilicata, caro Presidente, a una evoluzione rapida, perché purtroppo bisogna recuperare il tempo perduto. Questo è il punto essenziale. Concludo dicendo che, ricordate la mia famosa frase, chi mi ha ascoltato qualche altra volta, la famosa frase di Annibale: o troveremo la strada oppure ne apriremo una. È inaccettabile quello che oggi ho sentito, ieri ho sentito, scusate, del presidente Bardi, è inaccettabile davvero. Si è giustificato con la teoria del cigno nero, come sempre. Le teorie del cigno nero bisogna abbandonarle una volta per sempre, perché non so, sono contro la politica, sono contro l'economia, sono contro la società. Queste teorie, questo modo di fare, questo modo di essere, deve essere assolutamente abbandonato. Questa teoria, questa metafora, deve essere abbandonata. Sono 2022 anni dai tempi dei Romani che questa teoria, questa metafora continua a martellarci il cervello. È ora di finirla. È ora veramente di finirla. Vi ringrazio. Il romano vale sempre doppio, 15 minuti no 30, 20 minuti no 40, va bene, però noi siamo veramente soddisfatti perché guadagnerò io. Perché uno studio così raramente si vede nelle nostre parti. E certo, ma dobbiamo migliorare, perché noi dobbiamo sempre migliorare, andare sempre meglio, lo diciamo sempre, ma facciamo ancora di più, miglioriamoci ancora di più, lavoriamo ancora di più, studiamo ancora di più, impegniamoci ancora di più e sicuramente lo faremo. Allora, la mia proposta per continuare è questa. 20 minuti, spero che siano 20, al Presidente Pittella. Anche meno. 20 minuti al Presidente Pittella, poi lasciamo la parola al nostro amico, il dottore Luigi De Trana. Voi sapete, noi abbiamo fatto uno studio, Presidente, abbiamo fatto uno studio, soprattutto l'ha fatto lui, uno studio sulla sanità in Basilicata, la nuova sanità in Basilicata. Ne abbiamo fatto un bel corpo, 10 cartelle fitte, lo abbiamo dato in giro, abbiamo dato una copia al Presidente, a Leone, abbiamo dato una copia a tutti. Non abbiamo avuto uno straccio di risposta da Leone, neanche questo è un problema, e anche questo è un problema. Abbiamo parlato del COM, ma di questo ne parleremo successivamente dopo. Fermiamoci per ora alla prima parte su ciò, sulle provocazioni, proposte e le provocazioni del professore Romano. Prego Presidente, ancora grazie per la tua presenza, ci riempi di piacere. Veramente. Assolutamente. Mi posso mettere lì togliendo la mascherina? Sì, certo. Grazie professore. Questo posso chiuderlo? Sì, come no. Sì. Arrivo. Sentiamo meglio. Sì, ma non v'è dubbio. Una premessa è d'obbligo. Sono io che ringrazio il presidente Tucciariello, con il quale da un po' di tempo abbiamo annodato fili di ragionamento, come voglio dire, occasioni di confronto, e ricordo quello ultimo nostro, durante il quale con il professor Romano, mi sembra una riedizione, diciamo così, ci fu una sorta di dibattito proprio sul petrolio, perché avevamo letture leggermente diverse, ma è anche comprensibile, voglio dire, che sia così nel dibattito. E sono io che ringrazio, perché questo è un periodo complicato
per me un po' forse doppiamente, ma il Covid ci ha messo in condizioni, Presidente, di non poterci vedere facilmente. Abbiamo tutti rinviato da qualche anno a questa parte tutte le occasioni di incontro. Io non vengo fuori da un periodo molto semplice, perché una brutta malattia mi ha colpito un anno e 3 mesi fa. Ringrazio Dio perché sono qui in piedi e sono contento perché vedo tanti amici e conosco tante altre persone, e potervi parlare per me ha rappresentato un piccolo miracolo che il Padre Eterno ha fatto, per cui sono oggettivamente molto contento, sapendo che poi la salute alla fine è quella che conta di più. Venire qui anche alla luce di questo ritrovato entusiasmo, fatemelo passare, ovviamente con grande cautela. Il presidente Tucciariello ha detto: ma ci vanno 50 persone, ne ho invitate 25 per primario, per tua tutela, ha detto. E io ringrazio doppiamente per le accortezze, perché poi una persona di grande garbo e di grande finezza, oltre che di intelligenza e cultura. Il professor Romano ha introdotto tanti argomenti, tutti molto interessanti, per i quali avremo bisogno, per ognuno, professore, di una sessione di almeno un mesetto, diciamo così, di approfondimento e di studio, perché diventerebbe complicato in 20 minuti, devo dire la verità, fare una sintesi complessiva delle questioni. Però, devo dire, ha centrato gli argomenti più significativi. Cioè, quali sono le matrici sulle quali può la Basilicata, che poi sostanzialmente ha 550.000 abitanti, anche se ha un'estensione enorme territoriale, costruire non le potenzialità, le reali possibilità di sviluppo. E lui le enuncia queste matrici, perché parla di acqua, poi parla di vento, poi parla di petrolio, poi parla di, non ha parlato, ma l'aggiungo io, di agricoltura di precisione, e poi c'è il turismo, e poi l'idrogeno, le infrastrutture che mancano e via dicendo. Per ognuna di queste ci sarebbe bisogno di un approfondimento reale, lo dico non senza alcuna presunzione. L'onore che la Regione Basilicata mi ha concesso nel farmi fare il presidente per 4 anni e mezzo mi ha consentito di studiare ognuno di questi argomenti, perché ho sempre nutrito in politica, ma non solo, anche nella professione, la passione di poter approfondire, di poter leggere, di poter studiare, perché per essere utili, ognuno nella propria funzione, o fa così o rischia di parlare per slogan. E la cosa peggiore è parlare per slogan. Voi mi consentirete, non amo far politica di partito quando non c'è la controparte, perché è una cosa antipaticissima. Non verrei smentito e non ci sarebbe chi potrebbe dire il contrario. Però vi consegno una riflessione. Negli ultimi anni la politica italiana ha avuto un andamento ondulante. Ci siamo innamorati, lo dico così, del PD di Renzi, quindi parliamo innanzitutto di un partito che mi è familiare, del PD di Renzi, e abbiamo conferito a Renzi in un anno il 40% dei voti in Italia. L'anno successivo abbiamo consegnato il 40% dei voti ai 5 Stelle. L'anno successivo abbiamo consegnato il 32% dei voti alla Lega, oggi stiamo per consegnare a Fratelli d'Italia il 31%. Allora, non sono cifre che dico io, percentuali che dico io, ma è la fotografia dell'attuale situazione italiana. Che cosa ci conferisce questo primo dato? Che c'è una incostanza nel voto, nel chi si reca a votare, che è una percentuale molto minima, che purtroppo non ti dà, a differenza di prima, una stabilità istituzionale, purtroppo.
Tant'è che quest'anno noi abbiamo registrato sul livello nazionale un cambio opposto, come dire, del governo, da giallo-verde a giallo-rosso. Oh, perdonatemi questa, giallo-rosso è anche un po' di verde, giallo-rosa è un po' di verde, perché Salvini fa parte, la Lega fa parte del governo. Questo dato, attenzione, sul piano culturale, professore Romano, non aiuta, anzi, disorienta, perché noi siamo, e parlo nella terra che è famosa per una cultura, professore, di sinistra. Il Vulture Melfese, lo dico a un grande democristiano come il primario De Trane, una persona straordinaria come medico e come come uomo, sa e ha vissuto più di me probabilmente, io ho 60 anni tra qualche giorno, il Vulture Melfese non era appannaggio di altri partiti, io venivo dal vecchio Partito Socialista, era appannaggio del vecchio Partito Comunista, non c'era niente da fare tra Barca, Brescia, me le potete dire voi, voglio dire, tutti quanti, poi Grosso, eccetera, eccetera, non c'era storia diversa. Oggi questa incostanza ha seminato di volta in volta, anno per anno, una volta la teoria che uno vale uno, i 5 Stelle dicevano così, per cui noi siamo stati abituati a vedere ministri che non sapevano nemmeno dove si apriva il primo foglio di un libro per studiare. Poi abbiamo assistito ad una seconda ondata in cui c'era il nazionalismo e la Lega diceva prima i cittadini, il famoso Papete, avete visto, Renzi che diceva io cambio il mondo in una giornata, e poi abbiamo avuto la Meloni che è intelligente, ha giocato sostanzialmente nel fare l'opposizione, che non è proprio difficilissimo oggigiorno, dicendo io con voi non mi mischio, per cui non va bene quasi nulla o molto poco, abbassiamo le tasse, poi dovremo spiegare ai cittadini, soprattutto ai nostri figli, chi pagherà tutti i debiti che ci stiamo facendo. Perché il PNRR ha una quota, qui siete tutte persone ipervaccinate, vedo il professore, il presidente, il direttore Amendola e Paolo Appiano, io. Ma il PNR una parte è a fondo perduto, cioè l'Europa ce lo regala, un'altra parte è debito. E quando noi dobbiamo aggiungere al nostro debito ulteriore debito, perché l'Italia, professore, è indebitata, io non so chi pagherà tutte queste cose. Questa è una considerazione più complessiva. La regione Basilicata ha vissuto, in occasione delle regionali, esattamente quest'onda, professore e presidente Tucciarini. Io sono stato arrestato, pertanto io a me piace parlare molto direttamente, il 6 luglio del 2018, a 6 mesi dalle elezioni, per aver, questa era l'accusa, concorso moralmente, Pasquale Amendola, pensa un po', in una raccomandazione per un concorso. L'ultima indagine sui concorsi all'Università di Reggio Calabria non ha arrestato nessuno, come non si arresta mai nessuno in Italia, ha soltanto sospeso dalle funzioni i soggetti indiziati. Io vengo arrestato e non finisce qui. Questa cosa dura molti mesi, agli arresti domiciliari, io dopo 4 anni, 22 dicembre 2021, quanti anni sono passati? 3 anni, io vengo assolto per non aver commesso il fatto e punto. A me mi hanno rovinato la vita, non la carriera. La carriera, faccio il medico, libero professionista, per cui provo a fare le cose per bene, se ci riesco, professor, prima bene, e se non ci riesco, pazienza.
Però un presidente di regione che viene, come dire, fermato a 6 mesi dalle elezioni, e il motivo per cui, nonostante la Cassazione dica non ci sono gli elementi per arrestare il presidente, l'unico elemento è ma il presidente si vuole ricandidare, signori, ci pone un tema molto serio. Chiuso quest'altro argomento, in quel momento la regione Basilicata avverte nella pancia il bisogno del cambiamento. Lo ha detto il presidente Tucciariello. Anche il presidente Tucciariello ha vissuto nella sua pancia, come dire, il desiderio legittimo. Il centrosinistra litigava, il centrosinistra c'era un'area di cambiamento complessivo, e alla fine dei conti ci siamo ritrovati che il popolo lucano legittimamente ha votato a destra. Ora, come io non amo parlare degli altri, soprattutto quando non ci sono, è antipatico che gli altri che governano dopo 3 anni continuino a dire è tutta colpa del passato, perché non ci crede nemmeno mio nipote che ha pochi anni. Se tu vuoi cambiare una legge, modificare il percorso, un investimento o quant'altro, non dico che lo fai in una settimana, ma non ci vuole moltissimo. Devi avere le idee chiare. La verità è che io mi sono permesso, non solo in occasione del Covid, di scrivere al presidente Bardi e di chiedere formalmente un confronto in piazza dove vuole lui, in una delle piazze che lui ritiene a sua maggiore. Non c'è risposta. Perché, professor Romano, io potrei dire che è vero che noi abbiamo 14 invasi e abbiamo 1 miliardo e 400 milioni di metri cubi di acqua. Ma è altrettanto vero che il sottoscritto aveva siglato con l'allora ministro De Vincenti e con il presidente Emiliano della Puglia, perché la Puglia sapete che beve il 50% l'acqua lucana, per un vecchio accordo, un accordo con i tre perché si facessero gli acquedotti, l'acquedotto meridionale con presidenza in capo alla Basilicata, perché la Basilicata è detentrice non solo della materia prima dell'acqua, ma anche dei maggiori invasi. Solo la Campania veniva lambita di poco, perché la Campania in questo meridione acquifero ha molto poco, per cui sostanzialmente non ha un ruolo preminente. La stessa cosa potrei dire sul petrolio. Perché dico questo? Perché è giusto che chi ci sta ascoltando anche via web, via streaming, deve saperlo. Quando il presidente all'epoca era Pittella è entrato a governare nel 2013, la convenzione con Eni Shell era già in corso e scadeva nel 2019. Cioè, avevamo noi fatto i conti che con il voto, se avessimo rivinto, avremmo dovuto rinegoziare il rapporto con Eni e con Shell, e non avevamo concesso l'autorizzazione al funzionamento, quindi alla prima fase, al rodaggio, alla Total, all'altra zona Corleto. Tempa Rossa. Perché la Total non aveva prodotto alcuni documenti per noi essenziali prima di cominciare. Quando, per cui non avevamo la possibilità, come invece ha avuto il presidente Bardi, di dire a Eni: tu adesso mi dai il gas che negli anni precedenti non mi hai dato, tu adesso non mi dai le royalties soltanto, ma mi fai l'investimento sull'agricoltura di precisione, non mi dai solo le royalties,
ma mi fai l'investimento, come hai fatto a Porto Torres, sulla chimica verde, perché questi sono i nostri programmi. Non mi dai solo le royalties, ma sei costretta a fare con noi, come hai fatto tanto a Gela in Sicilia, tanto in Puglia, a mettere in campo un'azione di transizione energetica, cioè tra 10 anni, tanto il rinnovo della concessione, tra 10 anni basta petrolio, questo avevamo detto noi, invece gli attuali non hanno detto questo, e avevamo anche detto che in questi 10 anni tu devi dismettere i pozzi e ci devi garantire, che non è che ci lasci questi mausolei, e devi esattamente mettere in campo l'azione di energizzazione alternativa, pulita. Questo era lo scopo che noi avevamo. Questo scopo è stato tradito, tra virgolette, lo dico io, perché noi non abbiamo avuto la possibilità di negoziare con Eni e con Shell, mentre chi ha avuto la possibilità di negoziare e non ha negoziato, e le cose che io dico le potete trovare scritte negli atti, e sono pronto a fare un confronto qui alla presenza vostra con chi volete voi, anche del centrodestra, non hanno negoziato questa partita. Le royalties del petrolio che noi avevamo in cassa erano esattamente, all'epoca il prezzo del barile andava sui $50, 60 massimo, potevamo arrivare il minimo storico è stato 50 milioni di euro. Che cosa è successo negli anni precedenti ai miei? E sono cose che sono successe poi, professor Di Trana, anche con me, presidente. Uno, lo Stato faceva tagli, il governo nazionale faceva tagli alle regioni, e fino all'ultimo anno è stato il 2018 per me, l'ultimo anno soltanto ha tagliato alla regione Basilicata 117 milioni di euro. Nel momento in cui i soldi del governo nazionale venivano meno, i servizi della regione Basilicata che si offrivano ai cittadini, invece di essere tagliati, la sanità, i trasporti, le scuole, gli asili, per capirci le mense, l'università, eccetera, venivano mantenuti pari pari, come? Con le royalties del petrolio. Questo è stato. Non è una cosa difficilissima. Quando noi diciamo ma l'università di Basilicata è viva perché la regge la regione Basilicata, è la verità. La dico così. Perché noi spendiamo dai 10 ai 12 milioni di euro l'anno per 12 anni per reggere la Università della Basilicata. È così. Da dove prendiamo questi soldi, secondo voi? Dalle royalties del petrolio. Quando noi abbiamo detto, guardate che le politiche sociali, l'assistenza domiciliare agli anziani, assessore di Genzano, carissimo amica mia, trasferimento da parte del governo nazionale, all'epoca, oggi è un altro mondo, ma ce ne parlerà sommamente il professor Di Trana, le politiche sociali venivano decurtati i fondi totalmente, la regione Basilicata spendeva all'epoca 2018, per essere chiari, 19 milioni di euro solo per alcune politiche, interamente da finanziamento regionale. Da dove prendeva i soldi? Questo è stato il motivo per cui le royalties, che è la spesa corrente, cioè le 50 euro che hai in tasca, queste erano le royalties del petrolio, venivano non utilizzate per fare investimenti, le infrastrutture ed altro, ma per reggere sul fronte dei servizi. Questo valeva per il CROB, per gli ospedali, per tutto. Ecco perché non ce la facevamo. Anche per il comune, non solo per il comune di Potenza, il comune di Potenza, il comune di Tursi, il comune di Lago Negro. In percentuale il comune di Lago Negro ha preso di più del comune di Potenza, per capirci. Ora, poi può essere, attenzione, che alcune scelte che ha fatto il governo precedente siano ritenute sbagliate. Alziamo le mani, perché attenzione, solo chi non fa le cose non sbaglia. Ma perché tutti quanti noi siamo perfetti?
o quando facciamo le nostre attività, ognuno di noi magari può sbagliare anche a fare una cosa più semplice, è normale. Però ce l'abbiamo messa tutta, cioè c'era la passione, l'amore per questa terra, la conoscenza dei luoghi. Io ho calpestato con Gerardo Telesca, tutte e con Michele, tutte e con Antonio, tutte le campagne del Rionerese e del Vulture, tutte, da Sant'Ilario a tutte le altre, a Cecci di San Fele. Perché? Perché c'era bisogno, eppure io sono uno di quelli lucani che l'ha vissuta la politica da molti anni, non in maniera diretta, indirettamente. Io, c'era bisogno di conoscere i cittadini, luoghi, strade, perché era giusto, e perché era giusto prendersi pure le cazziate da parte dei cittadini per capire come e dove migliorare. E mica sempre facevi bene, però ci abbiamo provato. E chiudo dicendo, nel 2000, quando la Basilicata è stata premiata a livello nazionale per aver aumentato il PIL del 5%, che non è una cosa da niente, professor Romano, è avvenuto nel 2016. Io sono stato premiato davanti a tutti i presidenti di regione d'Italia e ho visto quando Maroni, presidente della Lombardia, tra l'altro di Forza Italia, mio amico, mi guardava e ammiccava per dire, hai capito, noi siamo piccola roba rispetto alla Lombardia, che siamo? Perché? Perché avevamo investito molto e avevamo tra l'altro fatto trascorrere poco tempo tra l'idea, i soldi e l'investimento. Ed ecco perché abbiamo avuto questo premio. Perché noi a Matera nel 2017 abbiamo avuto 1.600.000 cittadini turisti? Perché? Perché qualcheduno è andato a prendere con i pullman? Perché probabilmente qualcheduno ha pensato, forse ha pure sbagliato, di investire sul marketing turistico, come dice bene il professor Romano, perché si è inventato il Capodanno in Basilicata. Sapete chi era contrario il 17 dicembre, il Capodanno del 31? Io in giunta avevo già chiuso con la RAI. Presento la proposta, chi era contrario inizialmente, scettico, non voglio dire contrario, gli assessori materani. Certo, ovvio. Io a un certo punto dico, ma come? Io porto a Matera città il Capodanno, poi fa un tour, passa per Potenza, vediamo, doveva esserci Venosa, Maratè, 19, eccetera, eccetera. Non c'è, no, tutte queste cose, e sto scetticismo. Ragazzi, abbiamo fatto crescere perché l'accordo RAI teneva dentro le vetrine internazionali, ma mica le interviste io vietai alla politica di salire sul palco, compreso me. Mica andavamo in televisione per fare la passerella, ci andavano la fragola candonga, le acque minerali, ci andavano i prodotti di agricoltura di precisione. Queste erano le cose che i luoghi turistici, i luoghi dell'arte della nostra regione, questo era quello che valeva per noi. E noi abbiamo portato il tasso di disoccupazione nel 2017, andatevelo a vedere, tanto è registrato, all'11,2%. E il tasso di disoccupazione nazionale, la media, era il 10,7, se non erro, professore. Significa che eravamo partiti dal 14. Chiudo sulla sanità perché poi do qualche ma la sanità ne parliamo dopo, professor. Allora mi fermo soltanto per dire l'ultima cosa su questo. L'Oraziana l'abbiamo chiusa noi, adesso c'è un bel buco e dobbiamo correre ai ripari. Ma l'abbiamo anche sollecitata questa cosa, presidente Zucciariello. 500.000 euro rispetto ai soldi che noi non avevamo all'epoca e che abbiamo provato a far fruttare in ogni modo quelle poche risorse, rispetto a quello che hanno oggi, è una bazzecola 500.000 euro. Capite che
Ci sono progetti che valgono 20 milioni di euro su comuni singoli. Se tu non indirizzi bene questa programmazione, hai voglia, Pasquale, a dare 20 milioni ad un comune? Saranno buttati, porca miseriaccia. Ma devi avere nella testa il programma, l'idea di sviluppo, e non la puoi scollegare in un comune rispetto a tutto il resto, perché altrimenti è un fallimento. Il PNRR tanto è un'occasione, tanto può essere un precipizio per la nostra Italia e per la nostra Basilicata. Chiedo scusa. Di quanto ho sforato? Di 15 minuti. Vabbè. Oh. Allora, dottor, insomma, io non commento ciò che ha detto il Presidente, perché poi vediamo poi alla fine di tirare un po' le somme. Presidente, un po' le somme le dobbiamo tirare. Dottor De Trana, come dicevo all'inizio, nostro amico del centro studi da... Devo andare pure a impiedirlo nella panca. La postazione, non ti puoi esimere. La panca dell'imputato, no? Una volta c'era la panca. Abbiamo fatto ha fatto soprattutto lui un lavoro egregio. Il piano sanitario regionale, il nuovo piano sanitario regionale doveva ascoltare alcune indicazioni, alcuni suggerimenti che il dottor De Trana ha scritto in una relazione molto, molto forte, molto cospicua. Non sono paginette, sono quasi 10 cartelle fitte di proposte. Ripeto, non abbiamo avuto risposta, e la medicina territoriale di cui parlava il dottor De Trana non so fino a che punto oggi è andata o sta andando in funzione secondo alcune indicazioni di un professionista che ha tanta esperienza. Potete chiudere, per favore, grazie. Di un professionista che ha tanta esperienza al San Carlo di Potenza, ma tantissima esperienza e tante cose buone che lui è riuscito a fare. E abbiamo messo a disposizione quel poco che abbiamo, quel poco o molto che abbiamo, e purtroppo non abbiamo avuto una corrispondenza in termini positivi, in termini seri. Nessuna corrispondenza. Così non va bene, perché evidentemente il popolo lucano, o quelle poche o molte esperienze professionali che abbiamo, non vengono ascoltate. Non c'è ascolto, non c'è proprio ascolto, così non va bene. Dottor De Trana, prego. Io sarò brevissimo, non mi avvalgo di slides, così vi tengo più agganciati alla discussione. Io apro l'argomento su un solo settore della sanità, perché se volessi fare la storia della sanità sarebbe veramente molto lunga. Tutto quello che vi dico, però, un po' come ha già detto il Presidente, tutto quello che vi dico è una considerazione sanitaria misurata sulle mie spalle, vissuta direttamente. Io i 2 anni del Covid, che sono stato qualcosa veramente di drammatico per noi sanitari, io l'ho vissuto in prima persona, cercando di aiutare la gente e poi riuscendo a comprendere anche quelle che sono le incapacità, le inefficienze del nostro sistema, e riflettendo su come si può eventualmente ovviare a queste carenze. Il Covid ha esposto molte ferite del sistema sanitario nazionale, regionale nostro, e contemporaneamente l'ha detta lunga: sto sistema sanitario nazionale reggerà in questo modo? Non so fino a che punto reggerà, perché costa moltissimo, e probabilmente per quelli che sono i costi, forse quello che riusciamo ad ottenere non è proporzionato. Però mi dovete permettere una piccola parentesi. Io ho, come dire, un nervo scoperto, è di un altro settore, però ve lo voglio lasciare come considerazione eventualmente alla fine. Ieri, io sono, oltre che medico, io sono uno di quei vecchi primari che è stato richiamato in ospedale, l'avete letto sui giornali, poi ho preferito non tornare in ospedale e dedicarmi alle cure domiciliari. Io ho tutta la provincia di Potenza, da Rotonda sino a Melfi, Venosa, Rio Nero.
mi ha chiamato ieri io sono un proprietario terriero, ho 4 ettari di frutteto nella fascia metapontina. Mi chiama ieri il fattore, insomma il contadino che mi segue. Io su 4 ettari di terreno, già da 10-15 anni, riesco a raccogliere 800 quintali di frutta, albicocche, le albicocche, una royalties spagnola, profumata, rossa, bella, la flopria. E a fianco c'è una pesca, quella no pelosa, no, frutto bellissimo. Mi chiama ieri il mio fattore e dice: dottore, noi quest'anno dobbiamo tagliare 3.500 piante perché non abbiamo nessuno che ci viene a raccogliere la frutta. Questa è l'Italia, eh? No, riflettete su questo. Così, così. Riflettete su questo. Io non sono l'unico, perché poi sono sceso di corsa a Scanzano, ho parlato col direttore dell'Apofruit, di cui io sono socio. Ho detto: senti, dico Nicolino, come facciamo? Dico: ma abbiamo una soluzione. Mi ha detto: dottore, io non sono in grado di venire a raccogliere, però come te ce ne stanno 3.500. Cioè, questa, la Basilicata, la terra della California, vi ricordate la California del sud, la fragola di Metaponto, la Candon? Noi siamo arrivati a questo. Ora, riflettete su quali possono essere le colpe. Ma noi così siamo un'Italia che fallisce, eh? E torna a bomba sulla questione sanitaria. Perdonatemi, perché ve la lascio come riflessione, poi la discutiamo dopo. Quali sono le ragioni? Io taglierò 3.500 piante e mi piange il cuore. Veramente, perché davo da mangiare a una mezza famiglia, e mezza famiglia lì, mezza famiglia là. Se tutti i pensionati della sanità facessero come me, che danno da mangiare a 3-4 famiglie, beh, sono moltiplicate per qualche milione di persone. L'economia si fa così in tempi difficili, no? Quando in famiglia ci sono problemi, si riducono le spese generali. Però quando si arriva al punto che io non ho più, quelle dell'anno scorso mi hanno detto: dottore, marito, moglie e 2 figli pigliano 1.500 euro di reddito di cittadinanza. Vabbè, non lo voglio, non voglio, le cause le discutiamo dopo. Torniamo a bomba. Io dal primo giorno ho seguito la questione Covid. Mi sono accorto che abbiamo sbagliato all'inizio, ma perché non sapevamo nulla, era una malattia nuova, un'epidemia che ci ha preso di, come dire, un po', non ce l'aspettavamo, qualcheduno ha sospettato, abbiamo discusso di tutto, però eravamo impreparati. Vi ricordate l'antibiotico, la tachipirina, pigli della vitamina D, insomma, hanno detto i professori di Milano, naturalmente si sono sbizzarriti a fare gli showman, più che... Vi ricordate il medico di Berlusconi, che è mio collega, primario anestesista, lo conosco bene, e so perché fa il primario, è bravo, allora il quale dice: ma no, qualcuno dice che era una pasta asciutta, e via dicendo. Noi abbiamo sbagliato, perché il sistema sanitario nazionale, sulla questione dei dati, non è in grado di raccogliere i dati. Per cui i dati regionali con quelli nazionali arrivavano tardi, arrivavano dopo. La valutazione, anche da un punto di vista statistico, e poi le decisioni connesse, erano sbagliate, ma perché non avevamo... Quindi tutto il sistema informatico, il fascicolo sanitario, ma funziona in Basilicata e non funziona in Campania, ma se non funziona su tutto il territorio, il fascicolo sanitario perde il suo valore. E la cosa, il nervo scoperto del sistema sanitario nazionale è stato quando ci siamo inventati Steusco, tutti i giovani medici, i quali, poverini, si sono ritrovati di fronte a una materia oscura e hanno reagito, poverini, come hanno potuto, però di fatto l'ammalato positivo è rimasto solo a casa, abbandonato il più delle volte, ve lo posso assicurare, dal medico di famiglia, il quale anche lui, poveretto, si è ritrovato a non saper gestire certe questioni. Sta di fatto che noi siamo rimasti proprio in preda di noi stessi, delle decisioni le più strane. Per cui io capisco pure che qualcuno è diventato Novax, perché, come dire, ha perso anche l'equilibrio, come dire, e il Covid ha dato anche fastidi in questo senso. Però, come dire, la più grande carenza è stata proprio la cura domiciliare.
Io sono stato costretto a girare su tutti i paesi, i paesini, ma quando mi hanno mandato a Fardella, a Calvera, Chiaromonte, paesi che io li conoscevo dall'alto, perché io sono anche un po' il responsabile dell'elicottero, quello che ha inventato sta astuccello, e quindi li conoscevo dall'alto, ma io non c'ero mai andato, 800 persone, tutti vecchietti, abbandonati. Guardate, veramente, io entro nelle famiglie dove ci sta il marito e la moglie, ultra ottantenni, magari con i figli, uno a Milano, ma abbandonati. Questi non sanno cosa fare, sti poveretti. Allora, la più grande carenza è un sistema sanitario per le cure domiciliari che deve essere assolutamente sviluppato in modo che questi non si sentano abbandonati. Allora, io comprendo bene quello che ha detto il Presidente prima, perché anche lui ci mette la passione di medico, io lo vedo, nonostante la malattia, lui continua a lavorare, perché evidentemente il medico si nasce, si finisce, si muore medico, lavorando, non si va mai in pensione, il medico non va mai in pensione. Lui l'ho visto, che cosa può trattenere il Presidente Pittella vicino alla malattia, soltanto l'affetto e la passione per quella malattia, per quel malato, per quella persona, non altro. E non è certamente per interesse che lo farà, ci potete giurare. Come del resto, io non ho mai chiesto un euro in quel... Io l'anno prossimo faccio 50 anni di laurea, non sembra. Presidente, io l'anno prossimo faccio 50 anni di laurea, non sembra. Però non ho mai chiesto un euro all'ammalato, perché mi vergogno. Cioè, io mi vergogno, sinceramente, io quando vedo queste persone... Quant'è 200, 300, 500, 700? Il medico deve essere pagato dallo Stato, deve fare quello e lo deve fare seriamente e non deve pensare al nucleare, l'intramenia, l'extramenia, tutte cose qua. Insomma, la visita in ospedale, la lista d'attesa, sono tutte cose che andrebbero superate. Ritorniamo a noi. Il presidente Bardi non ha aperto nessuna discussione sull'eventuale riforma sanitaria regionale. Io so, perché non è ancora stata pubblicata, so che il Presidente Bardi ha commissionato ad Agenas un progetto di sanità regionale, so che stanno parlando di ospedale di comunità, così come di case di comunità, pensando che nella ospedale di comunità si possono raccogliere le esigenze della nostra popolazione. Tutto questo è all'attenzione, così come sono state pubblicate e non sono ancora arrivate in regione, però io già ce le ho, le linee guida per la telemedicina, sempre attinente alle cure domiciliari, dove si parla di teleconsulto, di telediagnosi, di telemonitoraggio, di teleassistenza, persino di teleriabilitazione che avevamo sospettato noi. Però a me viene un dubbio, Presidente, te lo confesso, mi viene un dubbio, tutto questo è una riforma che è stata un po' studiata a tavolino sulla base di elaborazione numerica, statistica, ma non vede assolutamente la realtà territoriale come la può vedere il Presidente Marcello, perché conosce il territorio. Allora noi o facciamo una riforma a dimensione di malato, dobbiamo fare una riforma che torni utile all'ammalato, alla persona. Allora se io faccio un sistema bellissimo, digitalizzato, ma il vecchietto di Calvera, di cose, mi hanno mandato a vaccinare le persone a Fardella. Ci stavano 8 ultraottantenni in ADI, in assistenza domiciliare, poi ce ne stavano altri 30 non in ADI, poi ce ne stavano altri, dice Detrana, tu vaccini, sono volontario, gratuito, io sono un medico, ha fatto tutto gratuitamente. E dice, ma dice, no, devi andare lì per vaccinare 8 persone, poi dovevo andare a fare la seconda dose. Dico, ma scusatemi, ma... Dico, Ministro Speranza, ma non ci rompere, dico, ma non ci rompere veramente, perché non è possibile, tu mi mandi 4 volte a Calvera per vaccinare 8 persone, ma dammi 200 cose e me le vaccini in 3 ore tutti quanti. Cioè, quello che si può applicare a Ravenna, a Ferrara, a Milano, non si applica in Basilicata. In Basilicata,
Così come non l'ho condiviso, non l'ho capito, su presidente Bardi che va, la migrazione sanitaria l'ha fatta soltanto sui burocrati che ha reclutato all'estero, ma insomma, queste persone, ma che cosa ci hanno portato di più? Che cosa ci hanno portato di più? Niente. Cioè, hanno fatto lì giornale, giornale, articoli, cioè i vari, non, per carità, non faccio nome e cognome, ma insomma, noi andiamo all'estero per andare a recuperare un direttore sanitario, un direttore generale, un direttore di... Ma perché in Basilicata, su 500.000 di abitanti, non riusciamo a trovare le competenze, le esperienze, le culture? Secondo me, ma io affiderei di più a un lucano esperto di territorio, anche formulare un progetto, un programma, una cosa. Allora, Presidente, l'occasione del PNRR farà comprare risonanze magnetiche, l'ennesima angiografia, l'ennesima sala operatoria, faremo questo ospedale di comunità che farà soltanto scoppiare la rivoluzione tra i sindaci, perché ognuno vorrà l'ospedale di comunità sotto casa, è ovvio. Ma noi abbiamo già l'esperienza degli ospedali periferici, che soltanto l'idea del presidente Marcello le poteva salvare, perché sennò erano da chiudere tutti. Ditemi, signore, voi forse non siete informati, ma a Potenza, per poter garantire il punto nascita, ci stanno pochi neonatologi. Noi paghiamo 90 euro a ora neonatologi che vengono dalla vicina Campania per 12 ore a 90 euro a ora. Significa che noi spendiamo 1000 rotte a notte. Il primario di Torre del Greco viene a fare la notte a Potenza. Se ne torna a casa il giorno dopo, forse ha pure dormito quella notte, perché la guardia è di attesa, non è manco... Si porta a casa 1000 euro. E noi teniamo aperti il punto... A Melfi, il punto nascita, c'ha un solo neonatologo, il primario. Poveretti, il quale, intramenio, extramenio, straordinario, allora quello di Potenza viene a fare la notte a Melfi, quello di Melfi va a fare la notte a... Ma che è sta baldoria? Ma che è sta baldoria? Questo non è una sanità, è una baldoria. Allora, concentriamoci sulle cose essenziali, perché il rischio è, dove sarà il fallimento dell'ospedale di comunità? Sarà esattamente il fatto che non ci saranno medici. E se non ci sono medici, ma come volete fare un ospedale di comunità? Allora dobbiamo riflettere sulla questione, il medico di famiglia, che anche quello fra poco, per i prossimi 10 anni, saremo sempre in crisi. Castel Saraceno, mi pare, è già entrato in crisi perché non ha medico di famiglia. Un paese di 700-800 abitanti, non di più. Non ha medico di famiglia. Allora io avevo concepito. L'ospedale di comunità può essere anche sotto l'aspetto virtuale. Io devo in ogni paese, in ogni paesino, prendere l'edificio abbandonato. Il comune lo trasforma con i soldi del PNRR e lo fa diventare una specie di ambulatorio con 4, 2, 3 posti letto di osservazione breve, dove la mattina va il primo medico di famiglia e il pomeriggio ci va anche il secondo. Così sto medico di famiglia la deve pure smettere di essere il padre eterno. 1500 mutuati fanno lo stipendio che pigliavo io capo dipartimento dell'emergenza. È lo stesso stipendio, solo che lui ha 15 ore di lavoro più 6 a domicilio più deve stare al computer, allora non mi sta più bene. Lui non vuole fare il dipendente, ma ora è arrivato il momento che io voglio capire, ti devo dare uno stipendio, dimmi che cosa devi farmi, che cosa devi produrre. Io devo pagare la gente che lavora. Sto fatto che devo pagare la gente che non lavora, io non ci sto più in Italia, ve lo dico sinceramente. Allora, il medico di famiglia deve andare in un ambulatorio dove ci stanno 4 posti letto, Presidente. 4 posti letto a paese moltiplicati per 135, e se io per ogni ambulatorietto metto 2 infermieri di comunità assunti, allora io tengo già un medico presente e 2 infermieri presenti. E se io qui ci metto un terminale che loro sono obbligati a guardare, a vedere, collegato con la centrale operativa unica regionale, probabilmente alla centrale operativa unica regionale ci metterei pure
Detran è disposto a farlo gratis, però se mi arriva in teleconsulto la fibrillazione atriale della vecchietta di Calvera, io so come intervenire e ti mando l'elicottero o ti mando l'ambulanza o ti mando, che so, il medico di... Allora, questo piccolo ospedaletto, cioè questi quattro posti letto, ti possono salvare. Il vecchietto di Melfi non deve andare con l'ambulanza chissà dove. Ho bisogno dell'ADI, la faccio venire. Ho bisogno dello specialista ADI, lo faccio venire. Però è una centrale operativa unica, regionale, per 500.000, basta una. Dove però ci devo mettere professionalità, con esperienza e con tutto il resto. In modo che non dobbiamo perdere tempo a pigliarci in giro, perché venga fra un mese che poi... Io, insomma, ogni volta che andiamo dal cardiologo mette la medicina in più, avete visto? Però il medico che toglie le medicine dopo 20 anni, ancora non l'hanno inventato, eh? Allora, secondo me, una riflessione attenta. Vedi, io ho parlato solo di cure domiciliari. Con questo progetto Agenas rischiamo di perdere l'occasione buona. E secondo me l'ospedale di comunità, che è stato accettato un po' da tutti, ma perché è un modello che va bene in città del nord, nella città di 50-100.000 abitanti, quella può essere, perché comunque ci andranno i 50 medici di città di Potenza, nella casa di comunità lo troviamo impegnato, a meno che poi non cominciamo ad assumere medici che non ci sono. Però il concetto è uno solo, Presidente. L'ospedale di comunità, anche uno ogni 10 paesi, secondo me non funziona, perché faremo litigare 9 persone. Allora facciamolo virtuale, impegniamo tutti. Il medico di Calvera potrebbe seguire anche per via informatica con il ponte sulla centrale operativa, potrebbe seguire anche il paese vicino, perché fra poco ci saranno i paesi senza medico. Quindi che ci vogliamo inventare? Spendiamo soldi per fare ancora ospedaletti? Deve essere un coordinamento. 500.000 si potrebbero gestire se fossero tutti in un stesso posto, ma siccome sono dispersi in 150 paesini in realtà, che non possiamo chiudere, che anzi dovremmo valorizzare se vogliamo essere, da un punto di vista antropologico, come dire, osservatori attenti, li dovremmo conservare, come oltretutto, io vi giuro, sono innamorato di questi paesini. È tanta povera gente, ma è gente pulita, è gente serena, è gente che sta là, che non vi chiedono niente. Hanno bisogno soltanto di un po' di rispetto da parte degli amministratori locali. Punto. Scusatemi, ma io poi ci metto un po' di passione, so com'è a lui. Bravo, facciamo così, propongo una breve ricognizione di risposta o previsione politica, o progetto politico, o indirizzo politico successivo, futuro, breve, e poi vorrei dare la parola a qualche nostro ospite. Ma un intervento, Presidente, breve, devi fare, per favore. Beh, no, grazie. Sulla sanità... Siamo già alle 19.45. No. Io la penso come Letrana. Breve, di così si muore. Troppo buono. Oh, la penso esattamente come il primario di Tra. Purtroppo scontiamo un limite un po' culturale lucano. Quando parliamo di riorganizzazione siamo tutti d'accordo. Quando poco metti mano e togli una piccola lampadina, sì, esatto, in un luogo, accade il pandemonio. No, anche legittimi, voglio dire, gli interessi. E però faccio il caso del CROB, noi abbiamo deliberato e inserito in una norma di legge l'autonomia del CROB. L'abbiamo presentata agli amministratori e a chi ha partecipato in un'occasione convegnistica, e abbiamo fatto vedere la norma che diceva questo.
No, non era autonomo il CROB. Diventava una dipendenza. Dipendenza di cosa, certo. Di potenza. E abbiamo provato a spiegare. L'IRCS. Guardate che noi abbiamo esattamente questa intenzione. L'abbiamo messa in legge, l'abbiamo deliberata, punto. Però che cosa chiediamo al CROB? Di fare il proprio lavoro, e cioè quello che abbiamo fatto nel passato, dottor Amendola. Deve fare l'IRCS, il CROB. Perché se non fa l'IRCS, il CROB, cioè l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, è pari pari come l'ospedale di Policoro, di Villa d'Agri e di Lago Negro. Ed è sbagliato. Il valore aggiunto del CROB è quello della ricerca, Presidente Tucciarini. Altrimenti, mi spiegate la necessità di avere a Lago Negro lo stesso ospedale, a Villa d'Agri lo stesso ospedale e via dicendo? Le cose che dice il primario De Trani, se le condividiamo, significa esattamente che poi bisogna rimboccarsi le maniche. La guida, se illuminata, di una struttura come il CROB deve mettere in campo la ricerca, altrimenti non serve. Uno potrebbe dire, ma com'era la ricerca 5 anni fa e com'è la ricerca oggi? Ne vogliamo discutere? E poi ci rendiamo conto che qualcosa non funziona. Non funziona. Attenzione, perché finché c'è tutto bene, madama la Marchese, ancora, ma quando qualcheduno si alza e dirà il CROB non fa ricerca e non è più IRCS, esatto. È la fine? La fine. Certo. E noi questa cosa la stiamo dicendo provando a stimolare coloro i quali sono chiamati a far ricerca a farla realmente, altrimenti ci mettono in difficoltà. Dopodiché le altre questioni le dobbiamo affrontare con il sale nella zucca, con un po' più di umanità e di passione verso il cittadino solo e abbandonato e verso quelle aree, cioè quelle fragilità a cui faceva riferimento De Trani, che altrimenti resteranno sostanzialmente sempre abbandonate. E attenzione, che le fragilità che oggi recuperava a memoria dottor De Trani, saremo noi a rappresentarle un giorno, se Dio vorrà. Perché diventeremo, se Dio vorrà, anche noi 85enni, 87enni, 80enni. E lì ci sarà problema, al di là se uno si chiama in un modo o in un altro, ma il problema esiste. E quando tu hai a che fare con un cittadino che dice ma io mi devo fare una risonanza e mi sbattono una parte, un'altra, e io 3 mesi e non ce la faccio, diventa complicato e prendi il telefono e chiami per piacere e ti devi stare attento pure a come parli. Perché se tu chiedi una cosa del genere è capace che ti arriva un avviso di garanzia. Cioè, tutte queste cose sono realtà quotidiana. Ci possiamo specializzare un po' di più? E ognuno fa la propria funzione? Il San Carlo non può pensare, la dico così, di non elevare il suo livello di specialità. Certo. Perché è un DEA di secondo livello. Significa che io lì devo fare l'alta chirurgia, l'alta cardiochirurgia, l'alta cardiorianimazione, per capirci, l'alta. Non, se devo fare l'ernia inguinale, la banalizzo, certo. Non è questo il tema, ma se devo fare quella cosa lì, io non la posso andare, non la devo andare a fare al San Carlo. Certo. Se noi dobbiamo essere, come dire, in un territorio veramente grande, ma di 540.000 abitanti, se vuole reggere la sanità, altrimenti non reggerà. E quando saranno finiti i soldini che oggi l'Europa ci sta prestando per una buona parte, signori, non ci sarà trippa per gatti, e io sono terrorizzato da questo prossimo tempo se non lo utilizziamo in questo momento attraverso il piano regionale, attraverso una consultazione larga con i medici, con gli operatori sanitari, con i cittadini, con gli amministratori, la vera riorganizzazione. Quando chiudo, mi sto per sedere, quando noi facemmo la legge 2 di riordino della sanità, la facemmo mica perché quella aveva la presunzione di essere una riforma,
Assolutamente non lo era. Ma se non avessimo fatto quella riorganizzazione, avrebbero chiuso gli ospedali il governo centrale. Gliel'abbiamo spiegato a Villa d'Agrema, niente. Gliel'abbiamo spiegato e hanno creduto poi alla fanfara. Noi faremo zero totale, il meno del meno del meno di quello che noi invece avevamo garantito. Oggi, ma siamo pentiti, cavolo, siamo pentiti. I danni che stiamo registrando sono enormi, porca miseriaccia. 35 milioni spesi l'anno scorso. Spesi l'anno scorso. Io non so che cosa dovremmo fare più per cercare di rialzarci. Allora, il grido d'allarme che do io, e attenzione, proviamo a utilizzare questo tempo e i prossimi due anni di governo regionale, al di là di chi governa, perché i cittadini hanno deciso, per far cose buone. E aiutiamo coloro i quali governano oggi a far cose buone, ma ci devono ascoltare, perché io me le sono lette le 10 e 20 pagine di Detrana, qualcheduno non se le manco lette o forse nemmeno le ha conservate, porca miseriaccia. Grazie. Se lo faccio tardi. Raffaele, allora, sul CROB ci sono delle emergenze oggi, perché tu dicevi poco fa per ciò che concerne i ricercatori. Noi abbiamo nel CROB, Raffaele vieni, nel CROB noi abbiamo una capienza, una possibilità di ricercatori pari a 60-65 unità ricercatori. Ne sono 15. E come è potuto accadere questa cosa? 15 ricercatori su una capienza, una possibilità di ricerca di 60-65 unità. Che è accaduto, Raffaele? Lui è sindacalista FIALS che ha ottenuto un grande successo alle ultime elezioni RSU, sì. E quindi la stai seguendo molto da vicino questa vicenda. La ricerca al CROB ormai è un'idea, fattivamente non c'è, è rimasto poco di quello che si era creato negli anni passati. Del gruppo storico sono rimasti una decina di ricercatori che sono stati assunti con a tempo determinato con il sistema piramidale, quindi 5 anni più 5, però piano piano stanno anche loro abbandonando il settore della ricerca al CROB, perché vengono assunti in altre aziende, preferiscono fare l'avviso pubblico in altre aziende perché vedono una sicurezza maggiore, perché c'è il terrore che il CROB si può perdere l'IRCS, si potrà perdere, circolano queste voci e sicuramente è stata sbagliata la programmazione. Noi diamo addosso alla direzione generale strategica che c'è adesso, perché non hanno programmato nemmeno per gli anziani una prospettiva di stabilizzazione, di vedere stabilizzare la persona, di veder realizzare i loro obiettivi che sono legittimi per il lavoro, quindi fanno delle scelte e la ricerca a CROB è poco ma è carente. Non c'è una programmazione perché non si riesce a capire, noi vediamo che c'è anche un distacco tra la direzione scientifica che dovrebbe guidare la ricerca con la direzione generale, perché se il direttore scientifico dice a me non mi ascolto, io chiedo di assumere medici, chiedo di assumere biologi per poter fare la ricerca e dall'altra parte non c'è riscontro, cioè non sappiamo più effettivamente qual è la realtà delle cose. Ogni proposta non viene presa in considerazione, non viene apprezzata, cioè è proprio piatta. Noi vediamo che la situazione ci sta sfuggendo di mano, c'è il rischio di perdere lì, se sarebbe una cosa gravissima per la regione Basilicata, per tutti principalmente, e per tutto il territorio qui. Però di riscontro non ci stanno dando garanzie, non c'è niente. Anche la carenza dei medici è palese, forse è palese. E in tutte le strutture sanitarie, non pensiamo che solo a CROB, sicuramente anche a San Carlo, anche a Potenza, anche all'Asto, c'è una carenza di professionisti. Sembra che il calciomercato, i medici del CROB se l'assume Potenza, quindi ci togliamo i professionisti tra di noi. Prevediamo che nei prossimi 5 anni ci sarà il collasso nelle strutture sanitarie, perché i medici non ce ne saranno, quindi sarà un problema per la cittadinanza.
Però la cosa più grave è che appunto non c'è una risposta alle domande. O non si vogliono dare, oppure la cosa più scandalosa è che non sanno le risposte da dare ai cittadini. Quindi siamo in questa situazione, francamente non sappiamo cosa fare. Non c'è la guida sanitaria, non c'è l'idea sanitaria purtroppo.